Benvenute ragazze, ciao! Allora, oggi sono qui perché voglio fare un video per mostrarvi un piccolo ordine che ho fatto da un sito di prodotti minerali americano. Ho deciso di girare questo video adesso perché oggi è una giornata uggiosissima, quindi piove da tutto il giorno, sono un po'... sapete quando dite cavoli, vorrei uscire ma piove. E in più devo anche andare a fare la spesa, ma non posso perché piove, perché devo fare un pezzettino di strada sotto l'acqua, dovrei farla con i sacchetti sotto la pioggia, non è il massimo, visto che sono da sola anche, tra l'altro, perché Fabio è appena partito per andare via in volo e dormirà fuori, quindi sono sola, devo fare la spesa, piove, la combo ho fatto, allegria insomma, quindi ho detto vabbè, mi prendo una mezz'oretta di sollazzo personale, giro un video per parlare un po' con le ragazze, così le faccio vedere insomma questo ordine che ho fatto. E insomma parliamo un po' di cose un po' frivole, almeno mi passo via una mezz'oretta prima di tornare alle incombenze domestiche. Il video appunto è fatto per parlarvi di questo brand qui, vi faccio vedere, penso che alcune lo conosciate già. Il brand è la Pure Lux Cosmetics, praticamente è un brand appunto che ha sede in America, quindi un brand americano che spedisce appunto dagli Stati Uniti, che fa prodotti per di make up minerali, quindi totalmente minerali. Allora, qua appunto c'è anche sul pacchetto, volendo, che è carina come cosa, sul pacchetto che mi è arrivato c'è anche la spiegazione di come utilizzare i loro prodotti e anche degli ingredienti. Io penso che sia un brand totalmente minerale, quindi che abbia ingredienti totalmente, diciamo appunto minerali, ma non sono stata sinceramente a guardare uno per uno sul mio dizionario, io non conoscendoli bene a memoria, vi faccio vedere a voi così almeno se vi può interessare vi rendete conto appunto di quello che si trova all'interno di questi prodotti. Allora, io ho scoperto questo brand ancora un bel po' di tempo fa perché avevo visto un video di una ragazza di cui sinceramente ora non ricordo il nome, perdonami se ti capiterà di vedere il mio video, forse le avevo anche fatto una domanda sotto quel video perché anche lei aveva ordinato tutti i sample di ombretti e probabilmente le avevo anche chiesto qualche informazione sotto il video, lei era stata gentile, aveva risposto e da lì mi ero praticamente convinta ad ordinare anch'io e direi che secondo me ho fatto più che bene perché... insomma mi sono soddisfatta comunque delle cose che sono arrivate per quanto io devo ancora provarle. Allora vi dico subito che la cosa che di solito viene sempre fuori parlando appunto di aziende che spediscono dagli Stati Uniti, tantissime persone diciamo hanno il problema o diciamo, basta non devo più dire diciamo in questo video, me lo devo mettere in mente, hanno la preoccupazione del problema dogana. Quindi io cosa avevo fatto, perché io lo faccio sempre quando ordino dagli Stati Uniti per evitare appunto problemi con la dogana, scrivo sempre subito appena fatto l'ordine, addirittura prima al venditore, specificando appunto che nel mio paese c'è questo problema con la dogana, di evitare proprio come la peste di scriverci sopra che sono cosmetici, se può scrivere che è un regalo di un valore piuttosto basso. E solitamente tutti i venditori mi dicono sempre sì va bene, non ti preoccupare, se questo è un problema scrivo che è un regalo da $5-6, che solitamente questa cosa basta per non incappare nel controllo della dogana, almeno a me è sempre risultato così. E io parlo sempre per ordini molto piccoli, quindi pacchettini del genere, non potete ordinare €200 una scatolame di roba dall'America e non destare sospetti, quindi sempre ordini piccolini. Io non ho mai avuto problemi facendo così, non mi hanno mai fermato nessun ordine, però vi dico insomma la fatalità poi può sempre succedere. Però quello che mi è piaciuto molto di questo venditore, che non so se è un uomo o una donna, sinceramente non me lo ricordo, mi è piaciuto perché mi ha detto guarda, sinceramente so che in Italia c'è questo problema con la dogana, perché evidentemente altre persone hanno già ordinato dal loro sito e o hanno avuto problemi con la dogana o gli hanno anche loro chiesto di evitare la scritta Cosmetics, e lui mi dice guarda, so benissimo il problema che avete con la dogana, io appunto per evitare problemi cosa faccio? Sulla confezione scrivo questo, ora vi faccio vedere. Questo appunto che vi ho fatto vedere all'inizio, lui praticamente dichiara che all'interno ci siano dei pigmenti per dipingere, se vedete anche l'immagine praticamente, lui dice così, dice che all'interno il contenuto sono pigmenti per dipingere, quindi non si dovrebbero avere problemi proprio per quello, infatti qua sulla scritta si vede poco perché è tutta in matita, però comunque il valore dichiarato è molto basso, mi sembra $4, sì, $4 dichiarati, che ovviamente non sono solo $4 all'interno, lui dichiarato $4 e ha scritto, cerco di leggere perché è scritto in matita, ha scritto, non si legge molto, e ha scritto praticamente che è merchandise, non ha scritto gift, ha scritto che è merchandise, powder pigment for painting, scusatemi,
adesso non riesco a leggerlo. Comunque mi ha detto che scrivendo così si risolve appunto il problema della dogana. Quindi ho detto fantastico, io sono rimasta molto colpita anche appunto dalla preparazione e dall'efficienza di questo venditore che appunto aveva già pensato a tutto per evitarmi qualsiasi problema con l'ordine. Quindi già sono partita molto soddisfatta da come mi ha risposto in modo celere, veloce e completo. È già un punto a favore per la Pure Luxe Cosmetics. Io ho ordinato tutti i sample di ombretto perché voi sapete che io sono una grandissima fanatica patita di ombretti e quindi ora ve li faccio vedere. Altro punto a favore di questa azienda, che a me piace moltissimo come cosa, che veramente è una cosa che per me ha moltissimo peso nel valutare se un'azienda mi piace o no, se ordinare ancora o no, è il fatto che i sample arrivano finalmente in jar, non arrivano in bustina. Io non ho nulla contro chi mi spedisce i sample in bustina, a volte costano talmente poco che non si possono neanche pretendere queste gran cose. Però se un'azienda mi invia un sample dal costo veramente irrisorio, perché i sample costano poco, in una giarettina, per me veramente guadagna 1000 punti, perché per me è pratica, perché appunto le bustine sapete che sono scomodissime. Così è una cosa praticissima, perché appunto si solleva il tappino, è come avere un ombretto insomma in polvere normale, quindi non c'è spreco di prodotto, non ci si diventa matte a infilare il pennello nella bustina, si fa un disastro. Quando il sample sarà finito, perché ce n'è poco, quindi non è difficilissimo finirlo in breve tempo, ecco, mi restano anche tante giarettine che io posso riutilizzare, quindi non va niente sprecato quando vado in ferie, posso mettermi un po' dei miei ombretti preferiti e portarli via. Quindi ottima decisione secondo me, cioè veramente è una cosa che ho apprezzato, il fatto che mi fosse arrivato tutto in jar. Ed è questo che mi ha convinto ad ordinare da loro e ordinare così tanti ombretti, perché penso di aver ordinato una ventina di sample. Forse era questo che avevo chiesto alla ragazza nel video, se i sample arrivassero, se era sicura che arrivassero sempre in jar, perché ho pensato, ne devo ordinare 20, se mi arrivano 20 bustine sclero veramente, quindi se sono sicura che mi arrivano 20 giarettine ordino di sicuro, quindi probabilmente è questo che ho chiesto alla ragazza che aveva fatto il video, mi sembra di sì. Passiamo a parlare del lato economico, che di solito è quello anche che interessa, prima di far vedere tutti i colori. Ho qua il computer a portata di mano, così vi faccio con l'email del pagamento, così vi dico subito le cifre giuste che ho pagato. Allora, quasi tutti i sample, vi dico quasi tutti, tranne 1 e 2, e anzi 3, o anzi 4, e 4, tutti i sample con i colori più basici costano un dollaro, adesso guardato sul cambio attuale sono 75 centesimi, quindi relativamente poco per avere, c'è abbastanza prodotto secondo me in una jar, quindi secondo me è convenientissimo provare appunto i loro ombretti, tranne due o tre colori che penso siano quelli con i glitter, poi man mano che li faccio vedere vi dico se sono quelli più cari, che venivano 2 dollari al... con appunto a sample, perché probabilmente sono colori più belli, appunto più elaborati, quindi costavano qualcosina in più. La spedizione costava intorno a 6 dollari, non penso sia cambiato il costo della spedizione, 6 dollari saranno 4-5 euro, quindi non è una cifra secondo me esorbitante, ci sono aziende europee che per spedire in Europa fanno pagare di più, poi ovvio era anche bassa come costo di spedizione perché il pacchetto era piccolo, molto leggero, soprattutto molto leggero, quindi probabilmente il costo di spedizione era anche ammortizzato da questo, secondo me dal fatto che fosse poca roba e molto leggera. Comunque se a voi interessa appunto ordinare sample sappiate che le spese di spedizione sono 6 dollari. Che al cambio attuale sono 4,50€ più o meno. Passiamo quindi a vedere i prodotti che ho preso, che secondo me è la cosa più interessante del video, vedere i colori che ho scelto. Allora ve li faccio vedere tutti uno a uno, sarà un po' lungo perché ne ho presi 20, ma sono tutti bellissimi, non c'è un solo colore che mi abbia fatto dire non mi piace, sono tutti stupendi, partendo dal presupposto che io utilizzo tutti i colori, da tutta la gamma cromatica sugli occhi, mi piacciono tutti, per quello ho ordinato tutti questa varietà di colori, perché li utilizzerò sicuramente tutti. Allora, partiamo con il primo, Utopia è questo, che è un colore molto carino, secondo me non eccessivamente strano, quindi è un colore che può bene o male piacere un po' a tutte, stare bene un po' a tutte. E a me piace molto questo colore proprio perché è un colore abbastanza normale anche da tutti i giorni, non è niente di molto strano e vedrete che alcuni un po' strani li ho presi, questo secondo me è quello della gamma un po' più neutri, ecco, normali. Siamo sempre con un altro colore abbastanza normale, diciamo facente parte del gruppo dei colori un po' normali, fra virgolette, classici, che possono appunto andare bene un po' a tutte e non essere troppo particolari. Quindi questo è un bellissimo argento, non è
non è eccessivamente particolare come colore, però io prima di ordinare avevo visto un po' di swatch online che mi avevano convinto a prendere questi colori, quindi secondo me poi ovviamente applicati su un primer con magari un po' il pennello bagnato hanno secondo me riflessi molto 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 diversi anche da quelli che magari potete vedere in jar. Comunque il colore poi è questo. Vedete come sono luminose? Hanno proprio, oltre al colore di base, hanno sempre questo scimmerio, questo brillantinio che mi piace tantissimo di questi ombretti. Questo è molto bello e secondo me può andare bene anche per, va bene soprattutto per chi ama i viola. Sono troppo particolari questi colori, secondo me non sono neanche facilmente rintracciabili in tutte le marche. Vi faccio vedere, eccolo qua, vediamo se riesco a inquadrarlo. Se vedete in controluce, hanno praticamente, è un viola con dei glitterini fucsia, più che glitterini scusatemi, con un sottotono fucsia all'interno, molto molto bello. Poi c'è questo che è veramente molto molto intenso, infatti questo mi piace tantissimo come colore, ora ve lo faccio vedere. Questo è tipo una specie di verdone scuro costellato di qualche piccolo accenno di oro, ma è strano, è stranissimo, ma mi piace veramente assai. Poi questa giara è bella piena anche. Eccovelo qua come si presenta. Questo è particolarissimo. Questo non credo che potrebbe piacere a tutti perché è veramente particolare come colore. È veramente intenso. Perché va bene per chi ama il verde, però non è un verde molto particolare, cioè nel senso non è un verde molto blando. Ecco, ora ve lo faccio vedere. Intanto questo è il nome. Cioè questa è una cosa fotonica, questo è uno di quelli che dico io non ho veramente un colore del genere. Eccolo qua, ditemi se non è particolarissimo, guardate che riflessi che ha anche dal tappo, è una cosa favolosa, cioè io veramente non ho parole. Questo colore è carinissimo secondo me anche per soprattutto per l'estate sulla pelle abbronzata, è un colore che sta benissimo, questo carinissimo, non è un colore. Non è molto da me ordinare un colore così, perché poi io per i rosa di solito non sono una grande amante, ma questo non è, io non lo considero neanche rosa. È più un colore bubblegum, delicatissimo, misto a una, diciamo uno scimmerio chiaro, tipo argentato. Diciamo, non è semplice da descrivere, perché poi quando questi colori hanno molti sottotoni, molti sfaccettati, quindi non è neanche semplice individuare una categoria di colore con cui spiegarvelo. Però questo ve lo faccio vedere, è bellissimo. Eccovelo qua, guardate che luminoso questo rosa, ma cioè, ditemi se non è stupendo. Poi c'è questo colore qua che io non posso non amare, ora capirete perché. Questo è un colore bellissimo e molto particolare perché è un blu opaco, base opaca con glitterini azzurri, cioè, ma li vedo io, guardate le glitter, guardateli, ma cioè brillano di luce propria, cioè no, non ho parole, questo colore è una cosa meravigliosa. Mi sto commuovendo, ragazze. Questo colore è uno dei più belli, secondo me. Infatti io penso che una volta che avrò finito questa jar, che vi dico la verità, guardate, cioè, è bella piena, cioè, io vedo a volte certe fettecchiate che arrivano come sempre, cioè uno sputino proprio. Questi sono proprio belli carichi, cioè. Però vedo di. Adesso prima diciamo, adesso dico cioè. Comunque, cioè, guardate anche la jar, è abbastanza piena, vero? Cioè, questo prodotto secondo me mi durerà un sacco, non so quando avrò bisogno di ordinare la versione full size. Guardate quanto ce n'è, è veramente tanto, quindi per essere un sample secondo me non sono neanche tanto tirchi, insomma, quindi ci danno bene dentro con la polvere da darvi nel sample. Anche questo super punto a favore per l'azienda, mi piace moltissimo questa cosa. Altro colore, questo, e anche questo, come potete immaginare, mi piace particolarmente. Questo è uno di quelli che veniva qualcosina in più, però questo veniva $1.25, quindi veramente poco di più degli altri. Non so come mai $1.25, qualcosina in più, però anche questo è una cosa, cioè forse sì, guardandolo forse posso capire perché costa di più. È una cosa meravigliosa, meravigliosa. Ora ve lo faccio vedere. Eccovelo qua. Quindi questo è un blu notte scurissimo, anche questo piuttosto shimmer, ma vi assicuro che all'interno ha veramente tante sfaccettature che forse non so se in camera si possono rendere, perché io da schermo
non vedo benissimo, poi non so se una volta avvicini i colori renderanno meglio, me lo auguro, sto cercando comunque di farvelo vedere meglio possibile, di avvicinarmi, eccolo qua, più possibile, per rendervi appunto i colori, per rendermi conto che per fare in modo che i colori siano più veritieri possibile, in modo che magari non incappiate in colori sbagliati se poi ordinate anche voi questi ombretti. Questo colore idem mi piace moltissimo, questo ha secondo me altri dupe in giro per i vari marchi, ora vedete anche perché è un marrone verde, marrone con sottotono verde, questo secondo me assomiglia, perdonatemi perché sono alquanto ignorante riguardo al brand MAC, perché non lo conosco molto, non ho quasi niente, e dovrebbe essere o il blue brown o il green brown, non ricordo, so che ce ne sono due diversi, comunque assomiglia a uno dei due, secondo me non identico per carità, però l'idea di base è quella, quindi avere un marrone che tende al verde, qua si vede tantissimo, poi anche questa jar pienissima di prodotto, veramente, sono soddisfatissima, eccovelo qua, lo vedete? Vedete che è il marrone, un marrone cioccolato, molto abbastanza chiaro, perché secondo me poi è sfumato un po', tende al marroncino chiaro, non è un marrone scuro, con tutte le sfaccettature e i riflessi verdi. Poi passiamo a un bel verde intenso, che io proprio sono una grandissima fan sfegatata dei verdi, mi piacciono tantissimo. Questo già il nome vi fa capire appunto il colore che troverete nella jar, quindi il forest, eccolo qua. E questo è un bellissimo verde bosco, proprio verde foresta, proprio verde selvaggio. Verde selvaggio, mi piace, ho coniato un nuovo colore. Questo è un vero verde wild, insomma. Eccovelo qua. Questo non è, secondo me, particolarissimo, nel senso che io credo che si possa rintracciare in molti altri brand un colore simile, però bello, bellissimo anche questo, c'è poco da dire, poi hanno sempre questa patina molto particolare, guardate che bello che è, eccovelo qua. Questo è un altro tipo di blu, versione un po' più soft di quelli che vi ho fatto vedere finora, e vi faccio anche vedere perché. Il colore non è che sia soft nel senso che non è scrivente o diciamo carica, secondo me è un pochino più blanda, è l'indigo, infatti secondo me è un colore che vira tra il blu e il viola scuro, infatti secondo me potete vederlo anche voi che è un misto fra il blu e il viola. Altro colore un po' metallizzato e molto particolare è questo, eccolo qui. Abbiamo poi lo Splendor, questo mi ricorda leggermente un pigmento di Kiko che è uscito l'estate scorsa, sapete che quella collezione estiva era usciti, non l'estate scorsa perché ero già in Indonesia, quella prima, dei pigmenti con la collezione estiva che avevo preso molto belli, c'era un marrone freddo però con glitterini freddi, quindi argento, molto bello e particolare, questo me lo ricorda leggermente, però questo è questo colore vira più al rosso, quell'altro era più marrone freddo, questo è più rosso, quindi un marrone rosso, però sempre con glitterini freddi. Eccolo qua, se vedete anche dalle pareti, tende molto al rosso come colore. È stracolmo di glitterini, insomma di scimmerini, ecco, argento. Non sono alla fine, non credo che siano glitter, penso che sia più uno shimmer di base del colore, non sono proprio glitter di per sé. Questo è uno di quei colori invece che veniva a $2, forse perché è particolare, adesso lo apriamo e vediamo, ho visto dei glitter, mi sembra di aver notato appunto che i colori, questi sono proprio glitter, infatti quelli che dicevo prima non è proprio glitter, è più uno shimmer nel colore, questi hanno proprio glitterini all'interno appunto, si vedono anche dalla jar, penso che colori semplicemente con i glitter siano quelli che costino un po' di più, perché magari sono quelli magari che forse costa di più produrre, probabilmente dovendo avere anche qualche glitter. Colore bellissimo. Questo è un verdone, un color verde muschio secondo me, abbastanza opaco come colore, costellato di glitterini verde chiaro. Guardatelo, mamma mia, cosa splendida. Abbiamo poi Rehab. Questo è un colore, secondo me, che appunto può andare bene, può piacere a tante persone perché non è eccessivamente particolare. È un marroncino chiaro, tendente all'oro. Come vedete ha dello shimmer tipicamente oro. Abbiamo poi questo. Questa già è stracolma, forse perché questo colore non va via molto. Non lo so, questa è veramente piena, piena praticamente per metà, questa già è veramente full. Questo è un colore opaco, penso il primo colore opaco
primo e unico che ho scelto, un colore molto particolare, anche se non è totalmente opaco, perché ha dei glitterini azzurri, è troppo strano, è un viola freddo, opaco, con glitterini, no glitterini, continuo a dire glitterini ma non vorrei fuorviarvi per farvi capire il colore, ma adesso lo vedete, con delle piccole, con dello shimmer azzurrino dentro, eccolo qua. Sono riuscita a coglierlo, è veramente una cosa leggerissima, quello shimmerino che c'è all'interno, eccolo qua, si vede ma molto molto poco. Abbiamo retro no, avrebbe l'accento, quindi solo retro, che è tipo un vinaccia un po' chiaro, tendente al viola, con sempre un po' di sottotono viola azzurro. Ultimi due, questo colore veniva a $2. Questo mi piace da matti, se vedete è un colore, è simile a quello che ho sugli occhi oggi, questo è più scuro perché comunque è, se vedete, non so se si vede contro luce, ma siamo sulla falsa riga di questo colore, ma questo è molto più metallizzato e brillante. No, cioè questo non potete capire, questo secondo me gli vale tutti i suoi $2. Guardate che roba, faccio vedere intanto solo il tappino, questo non riesco a inclinarlo tantissimo perché rischia di uscirmi, vedete che roba, cioè, ma vedete sembra sangue, ecco, così intenso, scusate il paragone infelice col sangue, ma mi sembrava veramente di vedere un colore intenso, vivo. Guardate che meraviglia, 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 questo colore, non ci sono parole, per me è il più bello di tutti quelli che vi ho fatto vedere finora, secondo me è il più bello. Ultimo colore, sempre da $2, perché questo è un colore che presenta glitterini. Mi piace molto il nome che gli hanno dato. Come avrete visto anche dalla jar, è un ombretto nero, opaco, costellato di glitter rossi. Fantastico! Guardate, bellissimo. Questo ce lo vedrei molto bene. Ho visto un video di Ornitorella con gli acquisti di Zoeva che ha preso una matita che anche io avevo visto fantastica, una matita di base nera che rilascia dei glitterini rossi, e quindi io me l'immagino questo e quella matita, cioè la morte sua, secondo me mi piacerebbe avere quella matita, infatti, perché ho un paio di ombretti, ne ho uno anche di Inglot neri, di base nera con glitterini rossi, ma non ho una matita per farci un trucco combinato, quindi da riempire la rima inferiore. Mi piacerebbe molto averla, ma non ho voglia di dover fare un ordine da Zoeva, quindi se riuscite a consigliarmi qualche altra marca che abbia matite nere con glitter rossi, anche qualcosa di MAC mi va bene, per una volta posso anche spendere quello che costa di matita, ho tutte le matite di Essence e Madina, quindi se per una volta anche spendo per una buona matita non mi cambia niente, voglio proprio avere una matita nera con glitter rossi, quindi consigliatemi dove posso trovarla, se c'è magari qualcosa di MAC, che tanto qui abbiamo, ci sono un paio di negozi della MAC qui a Giacarta, quindi posso andare tranquillamente a cercarla, se c'è mi dite anche il nome, possibilmente non cosa che io debba ordinare da online dall'Europa, perché mi riesce un po' complicato in questo periodo, vi prego ditemi se c'è, perché ho veramente, la voglio, la desidero tantissimo quella matita, poi l'ho vista appunto da Ornitorella, ho detto no, devo trovare qualcosa di simile, la voglio assolutamente. Non so se ve l'ho detto, ho pagato con PayPal, quindi in modo semplice, pratico, sicuro e veloce, ho pagato con PayPal e ovviamente la merce ci ha messo un po' ad arrivare, perché arrivando dall'America ci avrà messo 3 settimane abbondanti, quello tenetelo conto, la spedizione richiede sempre tempo, quello per forza, però a parte l'unico inconveniente della spedizione un pochino lenta, del resto è andato tutto ottimamente, quindi mi hanno lasciato una buonissima impressione. Fatemi sapere se voi avete mai ordinato da questo sito, come è stata la vostra esperienza, insomma ditemi anche qual è il colore che vi è piaciuto di più, vediamo che gusti avete voi, i miei ve li ho detti appunto, soprattutto molte, bellissimo, fatemi sapere insomma cosa ne pensate di questi ombretti, vi mando un bacione, ciao.